Siamo lodati Gesù e Maria. Fratelli e sorelle carissimi, in questa quarta domenica di Quaresima abbiamo ascoltato questo lungo ma stupendo brano evangelico della guarigione del cieco nato, su cui vorrei in questa omelia domenicale soffermare la nostra attenzione, cercando, se il tempo ci avanza, anche di fare qualche riferimento alla seconda lettura, che affronta un tema analogo a quello del Vangelo: la luce nei confronti delle tenebre. Allora, cerchiamo di andare in ordine, innanzitutto inquadrando il fatto storico. Quello che dice il cieco nato ai farisei, cioè che da che mondo è mondo non si è mai udito che uno abbia aperto gli occhi a un cieco nato, è vero. Cioè, l'apertura degli occhi a un cieco nato è uno dei miracoli più strepitosi di Gesù ed uno di quelli che dimostra la sua origine divina. Capite? Voi sapete che la scienza oggi ha fatto tantissimi progressi. C'è speranza di ridare la vista a un cieco nato oggi, nel 2017, secondo voi? No, non c'è nessuna operazione, non c'è niente che si possa umanamente fare. Per cui dare la vista a un cieco nato è un miracolo, cioè lo può fare soltanto chi ha fatto l'occhio umano, ha fatto la vista, e anche quando mancano alcune cose, perché questo succede quando uno è cieco nato, gliele sa ricostruire. E questa cosa non la può fare il demonio. Lo sapete che il demonio a volte fa tante stranezze. Non so se avete mai sentito parlare, adesso è morto, voi vi ricordate un santone indiano che si chiamava Sai Baba? Qualcuno di voi lo conosce, l'ha conosciuto? E questo personaggio, quando era vivo, faceva materializzare la polvere e faceva del sacco di cose strane, capite? Non era santo. Solo che il diavolo può fare dei trucchi, come fanno gli illusionisti, ma non può creare, quindi fare qualcosa da nulla che non c'è, perché questo lo può fare soltanto Dio. Quindi questo miracolo è una delle attestazioni più grandi della divinità di Cristo. Ok? Questa è la dimensione storica. È evidente che la Chiesa ci pone dinanzi questo Vangelo, anticamente c'erano delle grandissime catechesi, per il suo significato molto profondo da un punto di vista simbolico, che è quello che più interessa la nostra dimensione di vita, che adesso con l'aiuto di Dio andremo a vedere. Anzitutto ci sono due categorie di persone in questo Vangelo: uno che è cieco nato dalla nascita, quindi che c'era gli occhi chiusi e non ci vedeva; altri, che sono i farisei, che ciechi nati non erano, ma che Gesù dice essere ciechi. Attenzione, il primo cieco era cieco e sapeva di esserlo, i secondi ciechi erano ciechi e non sapevano di esserlo, anzi negavano di esserlo, dicevano no, noi vediamo bene. E Gesù cosa dice? Io sono venuto a ridare la vista ai ciechi, ma toglierla a quelli che pensano di vedere. Chi sono? Il cieco nato e i farisei. Allora, cosa vuol dire essere ciechi? Se verrete, come mi auguro, numerosissimi a messa la notte di Pasqua, la veglia pasquale, vedrete che la veglia pasquale inizia con una bellissima liturgia, che è il lucernario. Chiesa completamente spenta, tutto spento. Fuori c'è il fuoco acceso, si benedice il cielo, si accende il cielo e il sacerdote entra in chiesa, la chiesa buia e tutti con le candele accese dietro a lui. Cristo è la luce del mondo, rendiamo grazie a Dio. Cristo è la luce del mondo, rendiamo grazie a Dio. Cristo è la luce del mondo, rendiamo grazie a Dio. Che cos'è l'essere ciechi? Cieco è chiunque non ha la luce di Cristo. Chi vive nelle tenebre, chi vive nell'ignoranza. Ignoranza di cosa? Facciamo alcune domande fondamentali, molto buone. Se uno ti chiedesse, senti un po', Francesco, Nicola, Pasquale, tu lo sai bene chi sei tu? Chi sei tu? Sai rispondere a questa domanda? Ma bene, ti capisci bene tutte le cose che ti accadono dentro il cuore? Quello che ti passa per la testa? Lo sai bene? Lo sai tu da dove vieni? Ti ricordi come se stava nel grembo di tua madre? Ti ricordi quando eri concepito, eri, crescevi dentro il grembo di tuo? Qualcuno di voi se lo ricorda? Sapete rispondere a questa domanda? E dopo la morte che ci sta?
mezzo metro di terra, dice qualcuno, o qualcos'altro. L'anima esiste o non esiste? C'è o non c'è? E se c'è, che cos'è? Dove sta? Dio esiste? Veramente esiste? Dove sta? Dorme? Che fa? Tutto quanto il male che vede nel mondo, che fa? Dorme? Non interviene? E perché c'è il male nel mondo? Perché gli uomini sono così cattivi? Perché anche se tutti noi capiamo che sarebbe meglio che ci amassimo, che stessimo in pace, il mondo è pieno di guerre, piccole, quando litighiamo tra di noi, chiacchieriamo, eccetera, o grandi, molto grandi anche. Come mai che accendiamo il telegiornale e che vediamo tutto quanto quella triste storia che vediamo in giro? Sapete tutti quanti rispondere a queste domande? Bene, io vi dico, perché grazie a Dio un po' di luce il Signore me l'ha regalata perché non ho chiuso le finestre, che chi crede veramente in Gesù Cristo a queste domande non solo che risponde, ma risponde bene, ha la luce. Questa è la luce che porta nostro Signore. Attenzione, come fa Gesù ad aprire gli occhi al cielo? Una cosa che ci fa un po' impressione. Sputa per terra, la saliva, mischiata al fango e gliela mette sugli occhi. Guardate che il nostro Signore Gesù Cristo, state facendo attenzione, non è matto, è Dio. Quindi quando lui fa dei gesti, è perché con quei gesti vuole farci capire qualcosa di molto importante. Gli emette la saliva col fango sugli occhi. Questo sta ora di, ma guarda questo, ma che mi sta a fare il mobbing, cioè io già sono cieco, come pure umilia, mi mortifica, sputa per terra e mi mette il fango sugli occhi. Ma la prima reazione sarà, potrebbe essere stata così, no? Poi dice, vatti a lavare alla piscina. Si lava e ci vede. Spettacolo, qualcuno vuole venire a continuare, come dire, avete capito cosa sono questi gesti? Come avviene il passaggio dalle tenebre alla luce? Allora, io sto parlando adesso con voi, sapete perché? Perché tra i prodigi che ha fatto nostro Signore ce n'è uno. Qual è? La parola. Ma voi sapete che io posso parlare adesso perché, perdonatemi se sono un po' chiaro, nella mia bocca ci sono le ghiandole salivarie. Perché se io non ci avessi la saliva, sapete a proposito quanta saliva produce il nostro corpo umano ogni giorno, senza che noi ce ne accorgiamo, e se non la producesse non potremmo parlare e fare tante altre cose? Mezzo litro, detto fra me e voi, ogni giorno, ok? La saliva è ciò con cui si parla. Quindi il primo processo con cui la luce entra dentro di te è ascoltare la parola di Gesù, perché la fede nasce dall'ascolto della predicazione. Quindi noi dobbiamo metterci in ginocchio e ringraziare Dio se c'è qualcuno che ci predica la sua parola, perché da questo parte tutto. Basta questo per avere la luce? Non ancora. Dopo che hai preso sta saliva negli occhi, quindi che ti si cominciano in qualche modo a schiarire, devi fare un'altra cosa, andarti a lavare. Che cos'è il gesto del lavarsi? Andare dalle parti, come sta il confessionale di Don Tiago, lavarsi. Allora, noi ci laviamo quando siamo sporchi, giusto? Cosa fa generalmente la parola di Gesù? Provoca in noi la conversione. Siamo nel tempo di Quaresima. Che cos'è la conversione? E che cos'è la luce che arriva? La luce che arriva è questa qua. Io pensavo di sapere tutto, di essere molto intelligente, di essere perfetto, di non fare niente di male. Se arriva la luce, queste cose cominciano a cambiare tanto. E quanta luce arriva? Guardate, a seconda di quanto apre le finestre. Santa Teresa diceva, la nostra anima è come un castello, è come una casa. È chiaro che se io tutte quante le tapparelle, questi sono i farisei, la luce non entra, non entra. È buio, ma non è che fuori il sole non splende, fuori il sole splende, sono io che ho chiuso le tapparelle. Poi succede che io apro un po' uno spiraglietto, apro una tapparella, entra poca luce. E poi succede che spalanco tutta quanta la casa. E poi entra tanta luce. E se entra tanta luce, qui le vie donne, le sante donne, lavorano bene dentro casa, lo consiglieranno. Quando c'è tanta luce si vede pure la polvere sui mobili, che prima si vedeva, non si vede soltanto la tigna, l'erciume che sta per terra, si vedono anche piccoli particolari.
Quindi se entra in noi tanta luce, cominciamo a vederci bene, ne cominciamo a vedere tante, quindi a voglia vai a dire al confessore, tante, capite? Poi capite, uno può anche, una volta che ha visto che c'è la luce, facciamo una cosa, che me ne sto a fare dentro? Vado fuori, se uno va fuori la luce aumenta ancora di più, però capite, fuori il sole cambia, c'è sta l'ombra, c'è sta la casa, allora dico, facciamo un'altra cosa, andiamo sulla spiaggia, se vai sulla spiaggia a mezzogiorno stai proprio, quelli sono i santi, capite, che sono completamente immersi nella luce di Dio e volano con autotreni verso la santità. Ecco il senso del Vangelo di oggi, ecco la colpa dei farisei. Qui dentro, anche io che vi parlo, siamo tutti, chi più chi meno ciechi, perché va sicuro che sulla spiaggia del mare non c'è andato nessuno, altrimenti saremmo santi di un altro pianeta, tutti quanti. Quindi almeno al mare, sulla spiaggia, ci siamo andati. Forse ci abbiamo le lampadelle chiuse, forse ne abbiamo aperta un pochetto, forse ne abbiamo aperta un po' di più, forse non l'abbiamo ancora spalancata e forse non siamo usciti fuori. Quindi chi più chi meno sta dentro questa cosa di oggi. Quindi tutti noi dobbiamo ascoltare e chiedere a Gesù che ci illumini, chiedere a Gesù che ci parli, chiedere a Gesù che tocchi il nostro cuore e ci faccia vedere bene come stanno le cose, dentro e fuori di noi. Ci dia un'idea di Dio più adeguata, ci faccia conoscere meglio il suo amore, ci faccia conoscere meglio noi stessi, ci illumini sul senso della vita, sulla nostra origine, sul nostro fine. Questa è la luce. Ci abbiamo 2 minuti ancora. Seconda lettura. Come facciamo a capire che noi siamo diventati figli della luce? Noi siamo figli della luce, C'è una bellissima canzone di De Sanno, che poi piano piano vi farò conoscere, chi lo sa se li invito pure a Sermoneta a fare un bel concerto, che hanno scritto i figli del sole, gli spiriti del sole, solari, avete visto? È un bel complimento, ci guarda, guarda quella persona, quanto è solare, si vede in faccia, no? Quando una persona è illuminata da Gesù, si vede in faccia, addirittura Mosè, nell'Antico Testamento, si dà in questione, quando si presentava al cospetto di Dio, usciva con una faccia talmente radiosa che gli israeliti non potevano guardarla in faccia, più si copriva la faccia con un velo, le anime radiose, si guardano dagli occhi, però si vedono anche da altre cose. Cosa diceva San Paolo? Fratelli, voi un tempo eravate tenebra, perché tutti ci siamo stati dentro questa barca, ora siete luce del Signore. E da cosa si vede che siamo luci? Comportatevi come i figli della luce. I figli della luce hanno 2 caratteristiche. Numero 1, compiono opere buone e sante. Il frutto della luce consiste in noi, bontà, giustizia e verità. La prima cosa, se siamo figli della luce, dobbiamo diventare buoni, ma non buoni, cioè buoni, proprio buoni, perché Dio è buono. Dio amore, Dio è buono, non cattivi. Questo si vede in tutto lo stile che noi abbiamo, la propositività, il modo con cui ci relazioniamo con gli altri. Uno dei segni, uno è diventato buono, sapete qual è? Comincia a non parlare più dei difetti degli altri, ma li copre con la carità. E parla dei pregi, dice, hai visto Francesco che bella cosa che ha fatto? Si fanno le chiacchiere un pochino in giro nei bar, nelle piazze, no? Generalmente si va e si usce. Quando uno diventa buono, fa le chiacchiere belle, dice, Nicola ha fatto quella bella cosa, Francesco ha fatto quell'altra bella cosa, e Giuseppina ha fatto quest'altra bella cosa ancora. Non, questo ha fatto così, quello ha fatto quella. Se tu fai così, non sei illuminato, perché ancora non sei buono. Quindi non sei capace di conoscere e vedere il bene che c'è dappertutto. Guardate che ci sono sempre 2 modi per crescere. Uno, stare sempre a randellare e a puntare il dito sul male. Questa è una cosa brutta e fastidiosa e produce pochi frutti. Diceva San Tommaso d'Aquino, che ce l'abbiamo nella cappella della Maddalena. Oppure c'è un'altra cosa, riconoscere il bene che c'è in un'altra persona, cercare di valorizzarlo, questo lo dice anche San Giovanni Bosco, e tirarlo fuori, perché il bene è stato dappertutto, no? Il peggiore essere umano che esiste sul pianeta Terra ha qualcosa di buono, ricordatelo sempre, anche se è coperto da una coltre probabilmente di detriti e di fango, ma c'è. E guardate che Dio, quando tocca il cuore di una persona, cerca di far vedere non soltanto il male che c'è in noi, perché possiamo andarci a lavare, ma di valorizzare e farci capire il bene che c'è, perché possiamo tirarlo fuori. Queste sono operazioni divine.
Secondo, dopo la bontà viene la giustizia. Chi vive come figlio della giustizia vuol dire che osserva la legge di Dio tutta, non a slalom, cioè il primo comandamento no, il secondo sì, cioè non bestemmio, il terzo no perché a messa non ce l'ha, il quarto sì perché per me e i miei genitori vanno bene, il quinto sì perché non ammazzo, ma il sesto no perché gli altri pure li commettono come un pescato, eccetera eccetera. La legge di Dio si osserva tutta, bontà, giustizia e verità. Verità che poi si manifesta nell'agire alla luce del sole. Dice, non partecipate alle opere fruttuose delle tenebre, ma piuttosto condannate apertamente perché quanto viene fatto dallo storia in segreto è vergognoso perfino parlarne. Tutte queste cose che vengono apertamente condannate sono liberate dalla luce. La verità porta a galla il male che c'è. E quando uno è figlio della luce non c'è niente da nascondere, non c'è niente di cui vergognarsi. Non perché è superbo e dice io sono chissà che cosa, ma perché nell'umiltà di una vita che prova a vivere in comunione con Dio non c'è niente di cui vergognarsi. Allora, dobbiamo provarci a chiedere, siamo sicuri che tutte le cose che passano per la testa, i pensieri, le parole e le azioni che faccio, io le farei davanti agli occhi di tutti o no? Ecco, fino a quando non siamo capaci, attenzione, noi siamo sciocchi, o meglio ci abbiamo la fede, perché noi possiamo nasconderci agli occhi degli uomini. Ma non è, Dio non è cieco nato, Dio le cose le vede molto bene, vede anche i nostri pensieri, perché molte volte capita che ci ritorniamo da dire cosa al confessore. Questa è una grande stupidaggine, perché tu non ti vai a confessare al confessore, ti vai a confessare a Dio, e Dio lo sa quello che ti passa per la testa, Dio lo sa quello che hai fatto, e noi dobbiamo casomai vergognarci, non degli uomini, ma di Lui se facciamo qualcosa che non va, e così come imparare ad agire in coscienza davanti a Lui, se non ci abbiamo niente di consapevole da nascondere e niente di cui vergognarci. Bene, chiediamo la grande figlia della luce che è Maria Santissima, tutta illuminata dalla grazia e dal sole divino che è suo figlio, ecco, che ci aiuti a chiedere a Gesù questa luce, a scegliere per noi la luce, ad accogliere il suo figlio che non ha nessun altro desiderio che quello di far brillare la luce della sua verità, del suo amore nei nostri cuori. Siano lodati Gesù e Maria.